Signore e signori, la bombetta, siamo nel quartiere di Barceloneta, adesso mi vado a fare questa mangiata e poi ci vediamo dopo. Questa è la bombetta, è piena di gente, ho trovato per fortuna un tavolo, è uno dei posti più tipici qui di Barcellona, anzi siamo a Barceloneta, questo è il tipico menù che prevede tanti piatti a buon prezzo e sicuramente prenderò le bombas, che sono un piatto forte, le bombette appunto, che sono delle padelle piene di riso e di altre cose, e poi vediamo, far respirare, sicuramente prenderò la morcilla se ce l'hanno, dovrebbero averla, che sono una sorta di sanguinaccio dolce. E poi vediamo un pochettino, i prezzi sono ultra economici e poi vedrete, sicuramente anche ci sono questi piatti che sono molto buoni, anche un bel piatto di gamberi alla plancia, potrei fare delle mezze porzioni perché mi sembra che le accettino. Niente, siamo tutto nel cuore di Barceloneta, poi vi farò vedere anche l'esterno se me ne ricordo. Con le famosissime bombas, allora fate portare con le salse a parte perché la salsa piccante è veramente piccante, sono palle di patate, adesso vediamo un po' e dentro ci dovrebbe essere il condimento, speriamo. Sì, infatti dentro c'è il condimento di carne, sono patate, non c'è il riso come vi avevo detto, quindi mi ricordavo bene, patate e carne, sono un piatto tipico di qua, le salse sono una più, diciamo, con l'aglio. E l'altra è piccante, piccantissima. Stanno bene tutte e due le salse, un po' pesante ovviamente, però voilà. La salsa piccante è estremamente piccante, mi passa veramente la punta per colorare assolutamente il gusto. Questa è la mitica morcilla, ovvero come vi ho detto, una sorta di sanguinaccio. Sangue di animale condito, quindi con spezie, tante spezie, che immagino anche col pane. È molto umido. Molto bene, molto bene. Lo accompagnerò con un po' di pane. Dovete vedere come è fatto dentro, sicuramente. Con una mano è alquanto improbabile riuscirci ad aprirlo. Comunque, voilà, signori. Se riuscissi anche a mettere a fuoco. Insomma, questo è. Buon appetito. Voilà. Eccoli qua, signori. I gamberi alla plancia. Sono buoni, qui meritano davvero, non sono grandi, non sono grandi, però non sono neanche piccoli. Una bella porzione, una bella dimensione, sanno già appunto che cosa contiene il mio stomaco, evidentemente, perché in effetti comincio già a accusare il colpo. Speriamo bene, speriamo un po' che la carne è questa. Ho chiesto di cambiare le posate, quindi se mi hanno contattato questa volta, perché normalmente non si cambiano le posate. Lo passare dalla morcilla al gambero, se no si rovina il gambero, poverino. Buon appetito, signore. Voilà. Devo non prendere almeno una volta la crema catalana, sono in Catalogna, voglio dire. Ci sta, ragazzi. Siete voi presenti, io rompo la cialda. Voilà. Bellissima, c'è un profumo incredibile. Qua c'è, cioè, ragazzi. Squisita, devo dire. Una degna conclusione qui alla bombetta, che è sempre stracolma. C'è gente che aspetta, ma molta fuori. Sono 20 persone che aspettano. Andiamo appena con calma. Signori, buon appetito. Gnam gnam.